Che rappresenta, ringrazio il sindaco per l'ospitalità e l'azienda Papa, insomma, appunto sono qui sollecitato da Claudio Papa, dal Cavaliere Papa, perché il volume rappresenta sicuramente una testimonianza fondamentale per capire la nostra storia, la storia di questo territorio, per quanto dicevo prima ai giornalisti. La storia della spedizione di Fabrizio Ruffo, la famosa spedizione del cardinale che risalì le Calabrie per liberare Napoli dai francesi, no? E dai liberali giacobini, detti giacobini napoletani. Un momento di grande utopia, quella che si è verificata a Napoli. E però anche rappresentativo di quello che è l'utopia, cioè l'utopia è ovviamente un'idealità, ce ne sono alcune, la libertà, la fratellanza, l'uguaglianza, e sono idealità che devono costituire un punto di riferimento per l'umanità, ma vanno concretate nei fatti e quindi vanno collegate alla dura prassi della vita quotidiana. Il problema che noi viviamo è proprio questo, politicamente e culturalmente, e il ruolo della cultura è proprio quello di dare gli strumenti per riuscire a costruire questo rapporto tra la dimensione astratta del pensiero e la dimensione concreta della vita. E ci pensa che è la dimensione pratica quella che deve risolvere, senza capire che la dimensione pratica è miope, guarda a un orizzonte molto ristretto e solo la visione culturale permette invece di allargarsi verso una pianificazione che permette lo sviluppo. Allora, in questo senso, noi nel volume curato, appunto, visto che il dottor Saltarelli ha dato il contributo, il dottor Riccardi è un esperto. E ho apprezzato dai volumi sul brigantaggio, storico che puntella ogni affermazione sui dati di archivio e sulla letteratura comparata, cioè confrontando le diverse prospettive, proprio perché offre un obiettivo, corretto storiograficamente, cioè quello di mettere in crisi la storiografia dominante. Non esiste una storia assoluta, la storia è l'uomo. È come dire che l'uomo, che un uomo che incontriamo per strada è l'uomo per eccellenza. Ovviamente è una castroneria eccezionale, no? Quindi la storia cerca di raccogliere tutta la visione dell'umanità per rilanciarla e quindi ha il dovere di confrontare, ovvero comparare i dati tra di loro. Allora ecco, noi capiamo, leggendo questo testo del 1801, appunto nella edizione anastatica, cioè offerteci nel formato, nella forma originaria, e con le difficoltà e la suggestione ovviamente della tipografia dell'epoca, noi capiamo la dimensione geografica che caratterizza l'importanza strategica del Sud Italia, che lo vediamo ancora adesso con le vicende dei migranti. Mi scuserete, io sono coperto perché vorrei salvarmi dalle influenze, quindi avrete, insomma, un cuore di ogni tanto sento un po' il freddo che mi ghermisce, quindi qualche momento di esitazione concedetelo. Allora, il motivo per cui l'Italia è un paese fortunato e sfortunato ad un tempo è che lo conosciamo noi, molisani, come i nostri cugini della terra di lavoro, poi terra di lavoro arrivava fino a San Vincenzo Volturno, quindi diciamo, fino alla sorgente del Volturno, il sindaco di San Vincenzo, che ringraziamo, è qui, insomma, rappresenta l'ultima stazione dell'antica terra di lavoro e questo ci fa capire molto di un altro problema che adesso subito dirò sta nella prefazione del dottor Riccardo. Allora abbiamo una orografia estremamente complessa, monti, valli. Che cosa vuol dire questo? Uno che con una buona passeggiata, noi dalle vette della catena della meta, noi possiamo controllare il Tirreno Adriatico. Quindi un normale guerriero, non ci vuole una grande esercitazione, esercizio per arrivare sopra i monti a 1700-1800 metri delle Maiane della meta, e noi controlliamo, quindi l'uomo preistorico ovviamente
sceglierò queste zone perché riuscivo a vedere la selvaggina da lontano, i grandi spostamenti dei franchi. Dopo i guerrieri, chi doveva difendere il territorio, avevano lo stesso. E siamo quindi fortunati e così nella Silla c'è lo stesso aspetto, la Silla domina ancora di più due mari e allora noi ci rendiamo conto che salendo su quelle montagne controlliamo una vastissima area geografica e possiamo quindi stabilire e pianificare le azioni. Ecco qua la praticità e il senso della cultura. La cultura nasce da questo, cioè la letteratura, la storia, nascono da delle alte competenze panoramiche, paesaggistiche dell'uomo. L'uomo aveva preistorico lo sguardo aperto, signore. Noi ce l'abbiamo chiuso, noi siamo più